Buongiorno, ci ritroviamo dopo un paio di giorni per il nostro appuntamento di informazione sull'avanzamento di questa emergenza all'interno della nostra città. Ho una cosa urgentissima da dirvi, che vi ho già detto nei giorni scorsi, ma è indispensabile che ve la ripeta. State a casa. Perché vedo troppa gente ancora in giro, vediamo, perché i carabinieri e la polizia locale sono in giro tutti i giorni, così come i volontari della protezione civile, e vediamo ancora troppe persone che, vedendo il bel tempo di questi giorni, approfittando della bellezza del nostro territorio, pensano ad uscire. Non è possibile che ieri pomeriggio ci fossero così tante persone che andavano a fare una scampagnata al pomeriggio a Montesilo, quasi che fosse la Magnalonga. Perché se noi pensiamo di essere da soli nelle campagne e nei boschi, è vero, va bene, però se lo pensano un centinaio, 200 persone, alla fine ci troviamo che in troppi si trovano sul sentiero, si incrociano, si ammassano. Così uguale, stessa roba per il ciliegio. Non va bene. Non va bene. Quindi se evidentemente non vi fidate di quello che vi dico o di quello che viene detto in tutti i modi, vi riporto due cose che oggi mi hanno colpito. La prima è il giornale di Desio, la prima pagina, un ragazzo di 32 anni che è morto. 32 anni, non 82, come si dice spesso, muoiono solo gli anziani. 32 anni, un ragazzo di 32 anni, quasi la mia età, che è morto per questa cosa. La seconda è che ho sentito una nostra concittadina, mi ha scritto e la ringrazio e l'ho ringraziata anche a nome di tutti voi, perché fa l'infermiera nell'ospedale a noi più vicino che è quello di Carate. Gli ho chiesto com'è la situazione e mi ha confermato che anche lì la situazione è estremamente critica. Queste persone lavorano senza DPI, senza dispositivi di protezione individuale, quindi guanti e mascherina. Stanno lavorando così anche loro, in estrema difficoltà, riusando quelli che hanno. Vi evito i dettagli, ma vi leggo solamente una frase che mi ha scritto: ti scongiuro, continua a dire di stare a casa. Fidatevi di un'infermiera, veramente, non. E del fatto, ad esempio, che un ragazzo di 32 anni è morto, del fatto che un sindaco vicino a noi ma ha scritto oggi una storia drammatica di una famiglia spezzata da questa cosa. Per favore, veramente, cerchiamo di usare la testa. Io capisco che se pensate di uscire siete convinti di stare da soli, però basta che correndo o camminando uno di fianco a voi tossisca, che magari è portatore sano e non lo sa, e siete nei premi, come si dice in Brianza. Quindi va bene fare uscire di casa perché altrimenti si sbarella, lo capisco anch'io. Perché anche la mia famiglia è chiusa in casa, anche i miei genitori che sono anziani. Però siamo in Brianza, abbiamo quasi tutti la possibilità di avere il giardino, scendiamo in giardino, lo usiamo, prendiamo una bella boccata d'aria, sfruttiamo la spazzatura perché continuano a venircela a prendere, per metterla fuori, facciamo qualche metro intorno a casa, se dobbiamo portare fuori il cane non c'è nessuno in strada con le macchine, quindi si può anche fare quei 100-200 metri sotto casa, vicino a casa. Ma non confondere questo periodo come un periodo di vacanza utile per andare a correre quando si vuole. Perché altrimenti dopo c'è il rischio che ci si trova all'ospedale. Perché di questo stiamo parlando. Niente di più, niente di diverso. Cioè il problema è questo e non sta, come dire, migliorando in termini fondamentali. La situazione. Quindi la prima cosa che dovevo dirvi era questa. Non ho più un tono conciliante come nei giorni scorsi perché il messaggio vedo che nonostante il furgone della polizia locale che va in giro a dire di stare a casa, troppe persone sono ancora in giro. Peggio che andare in macchina perché veramente a piedi si corre il rischio di avere dei contatti. Detto questo, dopo questo inizio un po' duro, ho un po' di cose da dirvi, alcune cose positive,
ad esempio, che rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, le persone ufficialmente ancora affette da Covid della nostra città sono 6, più ce ne sono altre ancora in sorveglianza attiva a cui stiamo dando assistenza. Le sentiamo attraverso l'ufficio dei servizi sociali, chiediamo loro se hanno bisogno della spesa e dei farmaci e per quanto possibile glieli portiamo e come li portiamo anche agli over 65, alle persone che non escono perché non devono uscire, perché è meglio che non escano, che sono soprattutto gli anziani. Quindi la cosa buona è che per un giorno, per fortuna, non sono aumentati i numeri dopo che erano passati da 1 a 4 a 6, come vi avevo detto. Nel caso ci fossero cambiamenti, continuerò ovviamente a tenervi aggiornati. Poi il servizio appunto relativamente all'assistenza, il servizio dei farmaci, della consegna dei farmaci alle persone che ne hanno necessità, perché over 65, perché è in sorveglianza attiva continua. Stiamo per stampare i numeri utili da far avere agli anziani, stiamo facendo un po' più fatica a raggiungere con queste comunicazioni le persone di una certa fascia d'età. Ci stiamo attivando anche per fare questo in modo più diretto. Stiamo anche arrivando a stampare qualche foglio da dare ai nostri commercianti da consegnare mentre fanno le consegne dei prodotti. E vi chiedo quindi a chi vedrà questo video di fare il passaparola e quindi di dire che non è necessario uscire di casa se si ha più di 60 anni, 65 anni, anzi, non è che è necessario. Non è che non è necessario, è pericoloso e quindi conviene utilizzare gli strumenti che abbiamo messo in campo e i tanti, tantissimi che ringrazio ancora una volta della nostra comunità che si stanno prodigando per portarli avanti, meritano di vedere utilizzati. Un'altra cosa che vi volevo dire è esprimere la vicinanza mia, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità a quanti in questi giorni hanno perso un loro caro e non hanno potuto nemmeno accompagnarlo per l'ultimo saluto. Purtroppo è un altro aspetto che stiamo vivendo particolarmente doloroso di questa vicenda e che quando si sente sulla propria pelle si capisce che fa un po' male, quindi volevo esprimere una vicinanza a queste persone. E infine, proprio per alleviare, chiudo la finestra. Per alleviare questo periodo continua l'iniziativa del Tè delle 5, e cioè l'esibizione di alcuni nostri concittadini che ci omaggiano tutti i giorni in occasione della merenda di esibizioni musicali, teatrali e anche ho visto che c'è stata qualche storia per bambini, sono cose molto carine, quindi continuo l'iniziativa. Abbiamo ricevuto qualcosa, continuate a mandarcela se volete. I video vanno benissimo. Attenzione se ci sono i minori, per regolamento non possiamo pubblicare la loro immagine. Ad alcuni ho consegnato di fare i video di spalle, potrebbe essere un'idea in questo periodo. State già commentando un pochino. Sì, esatto. Per la spesa ovviamente sì, stare attenti. C'è troppa gente in giro e sì, allora mi hanno detto anche alcune cose del tipo che non si può vedere gente che va a comprare nella stessa settimana 3 volte la banana o la frutta o il resto, non va bene. Quindi cercate di fare anche la spesa in modo intelligente, di comprare le cose un pochino più che servono e di tenerle in casa per evitare anche di uscire continuamente. Esatto, questa è una informazione importante che scrivono. Da oggi c'è un nuovo documento per uscire di casa da scaricare dal sito del Ministero, se riusciamo dopo lo mettiamo anche sulla pagina Facebook, anzi lo chiedo ai ragazzi di pubblicarlo, perché nell'autodichiarazione è prevista anche un'altra cosa, e cioè che non si è affetti Covid, che non si è in sorveglianza attiva e non si è in quarantena.
Questo perché è scritto nell'autodichiarazione? Perché se si esce mentre si è in sorveglianza attiva o si è affetti Covid e si dichiara il falso, si commette un reato. E quindi è stato implementato questo tipo di documentazione. È vero che si prende la multa per andare al Veneto o all'Esselunga a fare la spesa? No. Sì, per fare la spesa non si prende la multa, è evidente che non si prende la multa, perché per andare a fare la spesa si può, è scritto anche nel decreto. Questa è una cosa bellissima, utilizziamo i servizi di consegna a domicilio, aiutiamo anche i nostri commercianti che ci offrono questa possibilità. Certo che questa era cosa, l'intento era proprio questo, per fortuna dopo averli massacrati per anni abbiamo ancora i nostri negozi di vicinato che ci danno questa possibilità straordinaria di avere sotto casa, addirittura di avere gente conosciuta, perché poi alla fine li conosciamo tutti, che ci porta la spesa, sfruttiamola questa opportunità dando a loro la possibilità di lavorare anche in questo periodo estremamente difficile, dando più fiato, più respiro. Io sinceramente faccio un pensiero alle commesse, ai dipendenti dei supermercati, perché continuano a offrirci un servizio davvero fondamentale e se non lo facessero con spirito di sacrificio saremmo tutti in estrema difficoltà. Quindi cerchiamo di distribuire un pochino il lavoro su tutti. Io sto facendo la spesa dagli imprenditori di Besana, se volete saperlo. Non mi risulta che riduranno gli orari. Mi hanno detto che se anche esci con il cane devi avere i documenti, sì, per dimostrare che è tuo e che sei vicino a casa. È successo a una mia amica che non abita a Besana. Allora, anche se esce a casa è meglio, anche se esce a piedi è meglio avere l'autodichiarazione. Non c'è un limite da comune a comune per poter spostarsi. Non è che se abito a Besana posso rimanere all'interno di Besana. Certo, è consigliato non fare 200 km per fare la spesa o per farne 15. La nostra città offre veramente tutto. Se vogliamo, e se cerchiamo anche nel file che ha diffuso l'amministrazione comunale con i numeri di telefono dei commercianti, vedrete che abbiamo veramente tutto. Io ve lo dico, ci sono anche cose di una qualità straordinaria. Quindi perché dobbiamo andare in un altro comune a fare la spesa? Va bene l'abitudine, però in questo periodo dobbiamo anche modificare le nostre abitudini, perché ne va della nostra salute e di quella degli altri, soprattutto di quelli che non possono permettersi di ammalarsi. Dove trovo i numeri di chi porta la spesa a casa? Sono pubblicati anche su questa pagina Facebook. Se andate un po' più giù, li trovate, sono anche sul sito del comune. Possiamo anche ripubblicarli così da mantenere aggiornato il. Questa è la pagina, i numeri. Cerchiamo di usare il buon senso. Sono totalmente d'accordo. Le mascherine non si trovano. Stiamo cercando di recuperarle in tutti i modi. Quel poco pochino che magari ogni tanto per fortuna, per conoscenze si riesce, lo diamo, come vi ho detto, per scala di priorità. Non c'è bisogno che ve lo dica, la nostra città ha delle situazioni di fragilità conclamate, gravi, serie, e non possiamo permetterci come comunità di far pagare per primi a queste persone questa emergenza. Quindi non dobbiamo smettere di essere noi stessi, siamo sempre brianzoli, siamo sempre besanesi, facciamo le cose fatte bene, quindi prima chi ha bisogno tanto, ha bisogno già in condizioni normali, figuriamoci adesso. Poi, con quello che arriverà, che stiamo cercando di far arrivare con sforzi enormi, allargheremo sempre di più la maglia. In più, vi dico che in questo momento ci sono in giro anche un sacco di ciarlatani che fanno proposte assurde di mascherine che sono poco più della carta igienica. Ormai un po' di praticità nel riconoscerle è venuta a tutti, le si vede e te le propongono a prezzi folli e non sono valide, non sono certificate, quindi sì, un grazie al personale del settore servizi sociali che in questo periodo sono sicuramente in prima linea, sono in prima linea pancia a terra, io direi. Ho già detto in un altro video e lo ripeto per l'ennesima volta, quando la prossima volta verrete in comune o dovrete lamentarvi del personale che non lavora, tenete conto che ci sono persone qua che stanno lavorando a contatto con situazioni difficili, senza DPI, perché, come ho detto prima, per tutti non, no, al momento non riusciamo a garantirle,
avendo un lavoro lo stesso. Sono venuti anche il sabato, sono venuti anche la domenica. Io li sento spesso a tarda sera, anche dopo le 10. Abbiamo finito l'altra sera una riunione del COC in videoconferenza alle 10 e mezza. E la mattina dopo erano qua a lavorare, come il sabato, come la domenica. Queste sono le persone a cui la vostra comunità è affidata, indipendentemente dalla parte politica. La macchina amministrativa c'è, è questa, e resisterà anche dopo il passaggio mio e della mia squadra. Quindi siamo, da questo punto di vista, davvero dobbiamo essere fieri e orgogliosi. La prossima volta che sentite qualcuno lamentarsi o vi viene a voi di lamentarvi, pensate anche a questo momento. Ve lo dico da cittadino, non da sindaco, perché io li vedo tutti i giorni come lavorano. Li vedo tutti i giorni. Quando io devo assentarmi per andare al lavoro, a casa la radio e sento gli interventi che fanno Polizia Locale e Protezione Civile. Quindi assolutamente condivido. Le casette dell'acqua rimangono aperte? No, non è il caso di spegnere un erogatore. Perché? Perché se ne spegniamo uno, tutte le persone vanno sullo stesso e quindi si crea un assembramento. Noi dobbiamo evitare i contatti. Quindi l'ideale sarebbe stato averne qualcun altro. Io stavo giusto appunto cercando in queste settimane di farne aprire degli altri, ma poi è successo quello che è successo e mi si è fermato anche questo progetto. Un'altra cosa che mi dà un po' fastidio. Però stavo cercando di portarne altri nelle frazioni. Tutto il giorno che taglio erba siepe, dove la metto? Aperta la discarica. Stiamo lavorando anche su quello, stiamo cercando di farla aprire il suo appuntamento. Però su questo, come sapete, la nostra discarica è in gestione Gelsia, quindi dobbiamo sentire prima loro e poi ci devono rispondere, poi dobbiamo accordarci. Giusto tagliare l'erba intanto che sia a casa, mi sembra un'attività utile anche per svagare la mente, quindi io vado a lavoro a Monza da Zucchi e purtroppo non ho mai fatto un controllo delle forze dell'ordine, le assicuro che auto ce ne sono troppe. Ci sono i controlli invece, perché basta guardare i numeri che il comandante Verlecchia, che ringrazio, è un altro che sta lavorando 10-12 ore al giorno in questo periodo. Speriamo resista, perché è veramente encomiabile. Mi dice invece che di denunce ne stanno facendo, quindi non stanno scherzando. Le pattuglie ci sono, i controlli ci sono e le denunce anche. E vi ricordo che le denunce non sono niente di simpatico, soprattutto se fatte in un periodo come questo. Scusate, faccio una domanda, non è molto importante rispetto a tutti gli argomenti. Come fare per lo smaltimento del verde? L'ho detto prima, stiamo lavorando per cercare di accordarci con Gelsia per tenere aperta la discarica per suo appuntamento o proprio per smaltire il verde che viene raccolto. La casetta dell'acqua sì, la casetta dell'acqua è aperta, la casetta dell'acqua è super filtrata e controllata, attaccata alla rete idrica, per cui se va bene l'acqua che avete in casa, va bene anche l'acqua della casetta dell'acqua, che è sempre comoda, è lì. La chiamano anche l'acqua del sindaco, a me non piace sinceramente come nome, quindi andate sempre lì. Posso sapere se il 1° di aprile posso uscire a pagare dei bollettini? Io, mio fratello, mia mamma la lascio a casa. Bisogna vedere cosa fanno col decreto per le bollette, se le sospendono oppure no, se le rimandano. Quindi vediamo, visto che ti conosco e la tua mamma anziana è a casa, evita i contatti perché c'è il rischio che tu, giovane, sano e forte, possa portare a casa della mamma anziana il virus, quindi non rischiamo. Ecco, penso che sia un'infermiera questa signora che dice che ha contatto con è a contatto con i positivi e mancano le mascherine. Quindi, ragazzi, io direi per senso di responsabilità a tutti, quelli che ci sono prima, i fragili che mantengono servizi che sono davvero essenziali in questo periodo. Negozio bisogna per consegna a casa per i miei genitori. Top, servizio ottimo ed efficiente. Condivido pienamente tutti i grandi nostri commercianti che stanno facendo queste consegne. Troppe macchine passano a Montesilo dove vanno durante il giorno. Più vigili forse ci vorrebbero. I vigili stanno facendo un paiolo quadrato, ve lo garantisco. A volte, siccome non sono tantissimi, però sono 8 perché i due ragazzi, i due neoagenti stanno facendo il battesimo del fuoco, escono tutti i giorni, a volte divisi in pattuglia mista con invece gli agenti di polizia locale, stanno fuori tantissimo, stanno fuori con la macchina della polizia locale, gli altoparlanti, eccetera. Quindi abbiamo il terzo territorio della nostra provincia per dimensioni, dopo Monza, che ha un certo numero di abitanti, Vimercate, che ha un certo numero di abitanti, ci siamo noi. Quindi, Staccadere a Tuscos,
In questo momento è difficile. Vi dico che abbiamo in giro una macchina sempre fissa, più un'altra quando è necessario, e più la protezione civile. Quindi sul territorio ci siamo, più ci sono i carabinieri. E spesso, anzi sempre, ci coordiniamo con i carabinieri su dove metterci. Quindi il controllo viene fatto. Fino a quando le aziende rimarranno aperte, ci sarà sempre tanta gente in giro. Ricordatevi che tanta gente deve andare a lavorare. Però sul chiudere tutto vi dico una cosa che penso sinceramente. La luce ce l'abbiamo bisogno perché altrimenti non riusciamo a vivere. La corrente, intendevo. Per far da mangiare abbiamo bisogno, per fare la spesa abbiamo bisogno, per l'acqua abbiamo bisogno, per buttare la spazzatura abbiamo bisogno, quindi qualcuno necessariamente deve andare a lavorare. A queste persone bisogna dare un ringraziamento enorme per chi è a casa, da chi è a casa, perché questi rischiano uscendo. Però vanno al lavoro e poi tornano a casa la sera, stanno in casa. Però ci garantiscono veramente il vivere quotidiano. Quella persona lì mi ha scritto anche che dice delle ricette elettroniche. Penso che le stiano già utilizzando. Ho sentito oggi i nostri medici, abbiamo fatto anche con loro una chat per avere le informazioni in tempo reale quando serve. È vero che a volte si circola un po' troppo. Gli erogatori, no, per le cassette dell'acqua, invece che la casetta, un erogatore, si può chiederlo all'azienda che le gestisce. Vero, buona idea questa delle casette dell'acqua. Poi magari proviamo a sentire l'azienda che ci fa la gestione. Sì, che ci sono le pattuglie. E ti fermano, mi è già successo, me l'ho visto, quindi 67 anni, voi del comune, porta da mangiare a casa pagandola. No, ci sono i commercianti che vi portano a casa la spesa e poi la spesa ve la fate, cioè la pappa ve la cucinate. Lasciatemi fare una battuta anche per stemperare un po'. Ho preso già 2 volte frutta e verdura a domicilio, consigli diretti, così non fatemeli fare a me. Si può accompagnare una persona a donare il sangue, si deve andare a donare il sangue. Questo è un altro messaggio fondamentale perché c'è stato un calo nelle donazioni del sangue. Sapete che Besana è il capogruppo dell'Avis per, mi pare, 17 punti, per 17 gruppi Avis, quindi siamo veramente la capitale di questa zona della donazione del sangue. Andate comunque a donare il sangue perché non è pericoloso, non trasmette il virus. Se questa persona non riesce a guidare, fatela sedere dietro, voi guidate e la portate. Dove posso comprare le mascherine? Non ce n'è, non se ne trovano, è un disastro. Le consegne le fanno solo per gli over 60. Io non sto più uscendo, però è vero, di evitare al massimo le uscite si può anche, però la spesa bisogna farla e le consegne le fanno solo per gli over 60, 65, perché ragazzi bisogna avere, altrimenti non soffocherebbero. Qualcuno le fa a tutti, ho saputo, provate a telefonare. Speriamo che tutto questo ci insegni a rispettarci, a essere meno egoisti, la vita ci sta mettendo alla prova, riscopriamo quello che davvero conta. Questa è una cosa che io condivido moltissimo, sono convinto che dopo questo periodo ci ritroveremo più uniti e più forti, perché stiamo imparando davvero a misurare anche il tempo in un modo diverso, trovandoci a casa. Magari ad apprezzare il nostro paese anche dalla finestra, perché è bello anche dalla finestra. E non fatemi fare troppo romantico, non è da me. Devo traslocare, non ho la macchina e i miei sono a Milano, quindi non possono muoversi. Posso farmi aiutare dal mio compagno che abita in un'altra frazione? In questo caso direi di sì, evitiamo di magari muovere troppe cose per nulla. Se è assolutamente impellente e si deve lasciare l'appartamento, capisco che è una condizione assolutamente di necessità. Quindi se non avete altre domande da farmi, vi ricordo brevemente per chi si è connesso adesso che vedo sono tantissimi, le cose che vi ho detto ve le riepilogo velocemente. Non uscite, non uscite, lo ridico perché l'ho ridetto all'inizio. Questa mattina il titolo del giornale di Desio riportava un ragazzo di 32 anni morto. Non vale la pena morire per questo stronzo di un virus a quell'età, non vale davvero la pena. Quindi usate la testa, state sotto casa a camminare, andare a correre. Si può correre intorno al palazzo, non c'è bisogno di fare 10 km nei prati. Anche se siete abituati, adesso per un po' cambiamo uno stile di vita. Un'infermiera che lavora all'ospedale di Carate, la nostra concittadina che ringrazio, mi ha chiesto di riportarvi appunto
appunto questa cosa riportandomi in una situazione critica anche all'ospedale di Karate, quindi qui da noi, non più solo in televisione, ma qui nel paese di fianco la situazione è critica. Quindi non andate al ciliegio, perché la vostra idea di andare al ciliegio il pomeriggio perché è bello, ce l'hanno in tanti, e poi vi trovate tutti lì o vi incrociate camminando. Non andate per i campi, perché questo è un consiglio che vi do. Poi ovvio che se vi fermano e se c'è scritto nel decreto che si può fare attività fisica, per carità di Dio, però usiamo la testa. Questo ve lo dico da sindaco, da amico, da concittadino. Il servizio dei farmaci sta funzionando, stiamo per stampare i numeri utili da portare agli anziani. Se conoscete anziani, persone sole che conoscete di una certa età, fate passaparola, fategli avere questa cosa, poi cercheremo di mettere il link del video su WhatsApp da far girare per raggiungere anche loro. Il tè delle 5 funziona, giusto, un ringraziamento a tutti i volontari che in questi giorni stanno regalando un po' del loro tempo per aiutare la comunità durante questa emergenza. In questo momento, in una stanza isolata, proprio qui sotto di me, c'è un volontario che sta rispondendo per le consegne dei farmaci. Vi do un dato, ieri sono state una decina circa, oggi sono state una decina circa anche oggi, un pochettino di meno. Il dottor Romano è nella stanza di fianco, oggi, come dice lui, ha fatto anche il turno della mattina, era qui, non era previsto, ma l'hanno chiamato in tanti, quindi veramente c'è tanta gente che si sta facendo il paiolo per far fronte a questo momento difficile. Tanti stanno facendo la loro parte rischiando, uscendo, molti devono fare la loro parte stando a casa, cacchio, mi verrebbe da dire, con un sorriso. Quindi, per favore, non costringetemi a dire ai vigili di fare le multe, le sanzioni e le denunce, perché già oggi mi hanno riportato una cosa che non andava bene, cioè la situazione di ieri a Montesiro, dove c'erano troppe persone che stavano correndo. Ogni volta che passa un'ambulanza viene un po' di apprensione, quindi dai, però un sorriso, perché forza, perché ce la facciamo, sicuramente ce la facciamo tutti insieme, ce la facciamo. Oggi è il giorno dell'unità nazionale, sarebbe stato carino festeggiarlo in un altro modo, però lo festeggiamo così, stando con la schiena dritta in casa. Controllate anche Vergo, c'è tanta gente in giro, la vedo dal giardino, la vedo anch'io perché abito lì. Quindi va bene, mi raccomando, dite a tutti di stare a casa, di tenere botta, di tenere duro, di farsi compagnia se si rompono col tè delle 5, di uscire a respirare un po' d'aria in giardino e al massimo lì intorno a casa. Il numero di WhatsApp, no, dopo facciamo girare il video su YouTube per far girare questo video qua anche a chi non ha Facebook, e ci stiamo attivando con altri servizi per quello che è possibile con le aziende che sono aperte per fare avere di più la comunicazione. Dai, buon pomeriggio a tutti, a presto.